Il programma è offerto da Buona Vita, forti emozioni sempre. Ateneapoli, quindicinale di informazione universitaria Weekend Dance, di nuovo insieme per questo viaggio nel mondo delle università napoletane, anche per dare dei consigli preziosi ai neodiplomati per la scelta delle facoltà, quindi aiuti e consigli che vengono dati da docenti, da studenti, ma anche da rettore. Con noi abbiamo il dottor Variale Gennaro, responsabile e anche direttore di Ateneapoli. Benvenuto. Grazie, ciao. Noi iniziamo questo nuovo percorso con Weekend Dance, si tratta di un giro per le varie università della Campania e adesso siamo al Partenope e Ateneapoli, appunto, oltre a queste interviste con i vari docenti è in edicola anche con una guida alla scelta della facoltà, un numero speciale che illustra l'offerta formativa di tutti gli Atenei divisi per facoltà. Tra l'altro un'altra iniziativa importante che stiamo preparando per settembre è il Salone dello Studente. Quest'anno si farà al Federico II, si terrà dal 23 al 25 settembre. Tutti gli studenti indecisi e quelli del quinto anno, che si iscriveranno al quinto anno delle scuole superiori, possono venire ad incontrarci e vedere un po' il panorama universitario, cosa offre per il loro futuro. Università Partenope, via Hackathon Napoli, con noi il rettore, il professor Gennaro Ferrara, benvenuto su Weekend Dance. Grazie, grazie, buongiorno, grazie a voi. Io le pongo una domanda, rettore, magari di qualche anno fa, quando lei era studente, lei che facoltà ha scelto e come è andata? Io ho scelto di iscrivermi alla facoltà di Economia e Commercio, allora l'Università di Napoli era solo Federico II. E quasi devo dire con tutta sincerità che era quasi obbligato per me, perché io ero diplomato in ragioneria e quindi potevo allora scegliere soltanto economia, economia marittima e lingue. Avrei voluto scegliere storia e filosofia per, se avessi potuto, e questo per amore per questo tipo di studi. E per interesse avrei invece scelto di fare il medico dentista, perché avevo uno zio che non aveva figli, avevo un ottimo studio dentistico. Quali sono le novità di quest'anno nel suo Ateneo? Come lei sa, il prossimo anno accademico sarà un anno un po' triste per tutte le università, per i tagli che sono stati programmati, e per i finanziamenti che saranno ridotti, e quindi un po' tutte le università hanno grandi problemi. La nostra università forse affronta questo problema in modo forse migliore, perché abbiamo i conti in ordine. Siamo al di sotto del 90% della spesa per le risorse umane, abbiamo una capacità di investimenti ancora in immobili che è anche abbastanza notevole, avremo una nuova facoltà di scienze motorie, ma innanzitutto la cosa più importante è che noi dal 1 ottobre avremo la nuova sede, l'ex Palazzo Telecom a fianco all'Annunziatella, un edificio stupendo che in effetti accoglierà le facoltà di economia e in parte giurisprudenza. Oh,
Quali sono, secondo lei, gli sbocchi occupazionali per uno studente che si laurea alla Partenope? Io credo che abbiamo un buon rapporto tra laureati e occupati. Secondo i dati dell'Istat, il 55% dei nostri laureati trova occupazione a un anno dalla laurea. È una percentuale molto alta, tenendo presente che viviamo in una regione certamente non molto interessante sotto questo aspetto. Devo dire però che il 55% si riferisce naturalmente alla media, ma i nostri laureati migliori trovano occupazione anche abbastanza agevolmente. Purtroppo non sempre a Napoli, questo è il dramma, ma è un dramma comune per tutti i laureati. Con me la dottoressa Elvira Pignatiello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dell'ufficio orientamento, quali sono le facoltà dell'Ateneo Partenope? Allora, le facoltà presenti in Ateneo sono 5: la facoltà di economia, la facoltà di giurisprudenza, la facoltà di scienze motorie, la facoltà di ingegneria e la facoltà di scienze e tecnologie. Quali sono le novità dell'Ateneo Partenope? Allora, per quanto riguarda l'orientamento, le novità sono essenzialmente due. L'inaugurazione dell'anno accademico fatta con alcune scuole fidelizzate, prevista per la seconda metà di ottobre, e l'apertura di uno sportello di counseling psicologico per aiutare gli studenti a migliorare le proprie capacità di apprendimento. Gli studenti saranno affiancati da un tutor che insegnerà a loro le metodologie di studio al fine di non prolungare la permanenza degli studenti all'interno dell'Ateneo. Se in questo momento un giovane ci sta guardando e volesse iscriversi al Partenope, che cosa deve fare? Allora, o consultare il nostro sito www.unipartenope.it oppure venire agli sportelli del Centro Orientamento e Tutorato, uno è sito in via Acton 38 e l'altro al Centro Direzionale di Napoli. Gli orari di apertura di questi sportelli sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Con noi abbiamo Domenica, neolaureanda in cosa? Management internazionale. Che cosa significa? Allora, vuol dire fare tanti esami articolati principalmente sullo studio delle culture e delle imprese in diverse località internazionali, quindi internazionalizzazione, quindi crescita dei popoli, crescita dell'economia, sviluppo di diversi settori. In particolar modo adesso sto preparando un esame che parla di contesti culturali quali Cina, Egitto, India, quindi confucianesimo, diverse religioni, eccetera. Sono venuta oggi qui alla Partenope e in particolare per chiedere maggiori informazioni sul management delle imprese turistiche, questa facoltà. E ho fatto questa scelta in quanto il settore turistico penso che sia un settore comunque importante, penso che comunque ci siano tanti sbocchi. Ho scelto questa università perché è più difficile rispetto alle altre, a me piacciono le sfide, ho fatto un bel esame e ho avuto 28. Ho scelto questa università perché comunque è quella che si avvicina di più agli sbocchi lavorativi che vorrei intraprendere. È un'università che mi ha permesso sia di lavorare sia di studiare, è molto flessibile e i professori sono molto disponibili. Ho scelto la Partenope, la facoltà di economia, perché tutti i miei amici una volta laureati hanno trovato lavoro, sbocco lavorativo.
termina questa nostra visita all'Università Partenope in via Hackathon a Napoli. Il nostro giro itinerante continua, caro Gennaro Variale, direttore di Ateneapoli, perché ci piace fondamentalmente entrare nel mondo universitario. Sì, continuiamo questo giro nelle università. Ricordo che tutte le informazioni sono anche sul sito www.ateneapoli.it, sulla guida alla scelta delle facoltà presente in tutte le edicole della Campania. E un altro appuntamento da ricordare, il Salone dello Studente, che si terrà dal 23 al 25 settembre all'Università Federico II a Monte Sant'Angelo, con tutte le università della Campania presenti. Alla prossima Weekend Dance Ateneapoli, e chiaramente un saluto a tutti gli Atenei della Campania. Weekend Dance. Il programma è stato offerto da Buona Vita, forti emozioni sempre. Buona Vita veste i giovani con abiti di tendenza.